Il legame tra i santi Cosma e Damiano e la città è fortissimo, antico, come testimonia la lunga e per certi versi leggendaria storia dell'Eremo. Da sempre tantissima gente arriva anche dai paesi vicini per rendere omaggio ai medici che svolgevano la loro missione senza chiedere denaro in cambio. Ancora oggi a loro vengono attribuite guarigioni miracolose. Forse anche per questo motivo l'attaccamento dei fedeli alle figure dei due martiri è fortissimo, talmente forte che fa passare in secondo piano le altre pur importanti ricorrenze che caratterizzano Isernia. È un fatto piuttosto unico, anche perché noi abbiamo santi e circostanze anche più rilevanti da un punto di vista liturgico, eppure questa realtà, quella che oggi celebriamo, è qualcosa che lega spiritualità, tradizione e anche superstizione da un punto di vista, diciamo, laico. È però un'opportunità dove riflettiamo sull'importanza anche di come vivere la nostra esistenza di credenti e accettare anche quei trascorsi anche di forse martirio quotidiano che i santi medici ci ricordano, dove la vera medicina che ci vogliono indicare è quella della speranza, della fiducia da riporre in Dio. Il primo appuntamento di questa giornata di festa, come sempre, alla cattedrale. Dopo la messa, la processione alla volta dell'Eremo, che ha per protagonisti i fedeli dell'Olivella, frazione di Sant'Elia Fiume Rapido, il centro della provincia di Frosinone, che proprio in nome dei santi Cosma e Damiano si è gemellato con il comune di Serra. La tradizione di riservare ai fedeli laziali il compito di accompagnare le statue e le reliquie dei santi risale al XVII secolo. Gli Isernini concessero questo diritto ai cittadini di Olivella in segno di ringraziamento per l'aiuto ricevuto nel trasportare le reliquie dei santi medici da Roma al capoluogo molisano. È radicata nel tempo proprio perché la tradizione ci insegna che addirittura i pellegrini giungevano qui in Isernia a piedi. Questo a dimostrazione della grande devozione per i santi Cosma e Damiano. E, ovviamente il saluto è da parte di tutta l'amministrazione del comune di Sant'Elia Fiume Rapido, tenuto conto che al di là del legame con la comunità di Sant'Elia c'è da sottolineare proprio il legame con la frazione di Olivella, che ancora oggi, diciamo, sono numerosi i pellegrini che giungono qui.